Buongiorno. Allora, aspetta che tanto basso un po' la radio. Oggi voglio fare un piccolo portaoggetti da mettere qui, da attaccare qua, un pochino più sotto, insomma, più o meno così, perché devo fare anche in modo che non tocchi, non dia fastidio alla portina di questo portaoggetti. Quindi probabilmente l'attaccherò in più o meno a questa altezza. Qua c'è un altro portaoggetti, perché voglio evitare di mettere queste cose, tipo questo fantastico ventilatorino che è scarico. Non va? Ah, ecco, ok. Questo fantastico ventilatorino, che è piccolino ma fa sempre il suo dovere, evitare di metterlo qui. Qui ci metto altre cose e quindi porto oggetti qua. Ho già tagliato questi pezzi. Questi sono i fianchi. Questa qui è la parte che poi va sotto. Tutto questo poi andrà ricoperto. Ricoperto, non guardate il bordello che c'è. Ricoperto con un tessuto. Tessuto non so ancora quale. Vedrò. Per adesso comincio ad assemblare tutto questo. Tutto questo si assembla con... cercando, intanto attacco la zanzariera, con un listellino quadrato che adesso andrò a cercare, in modo da fissarli, perché così, essendo comunque molto sottile, non so se riuscite a vederlo, essendo molto sottile, vitine, roba così, non prenderebbero, comunque spaccherebbero la trama del compensato. Quindi andrò a cercare un travettino quadrato o rettangolare che si possa adattare. Ok, adesso una cosa, ho trovato il travettino, l'ho tagliato già di misura da mettere sia per larghezza che per l'altezza. Calcolate sempre, oh signor che caldo, con la maglia fa caldo, senza maglia fa freddo. Allora, questo è il fondo dove poi andranno attaccati questo, no? Si sta in piedi. La parete davanti, quindi verrà attaccata così. Calcolate che qua va un altro di questi qui. Poi decidete voi se metterlo nello stesso senso, così, che va attaccato sia da questa parte che così. Quindi per fare la parte alta, quindi quella che va sul fronte e non sul fondo, dovete togliere questa misura, quindi che appoggi così. Diversamente, se fate questo più lungo fino in fondo, quindi non so se mi sto spiegando bene. Quindi se voi lo mettete qua, per tutta la lunghezza dovete fare questo più corto. Vabbè, non so se mi sono spiegata molto. Comunque, questo qui è il pezzo che va qua, questo va qui, e poi il fondo attaccato e la parete. Più o meno, no? Un'altra cosa, fate dei buchini, perché la vite, nel momento in cui entra nel legno, se troppo sul bordo, può spaccarlo. Quindi vi conviene... Aspettate, eh. Ora, questa magari è un po' piccolina, però ho questa micro puntina da trapano, ma anche un pochino più grande va bene lo stesso, in modo da iniziare a bucare, in modo che la vite comunque al suo passo e non spacca niente. Spero di essermi più o meno spiegata. Adesso andiamo a fare i buchini. Thank you.
questi due sono quelli che farò per, aspettate, dato che mi manca il travetto che prenda tutta la lunghezza, metterò solo un pezzettino in mezzo, anche perché comunque non è che dovrà reggere, quindi verrà poi bloccato così, non è che dovrà reggere chissà che cosa, quindi cioè alla fine va benissimo anche solo un pezzettino. E ora, fatto i buchi, andiamo a assemblare con la colla. Ok, allora, la mia solita fantastica colla, io uso metodo all'antica, quindi mi prendo, oddio, le borrasò, è andata giù, vediamo un po' se rimane, si vede tutto, sì, ok, quindi adesso prima di tutto devo stabilire quali sono i pezzi, oddio, qua. Allora, i pezzi più lunghi sono questi, i pezzettini più corti sono questi, quindi io ho stabilito di metterli per così, quindi metto la colla sia sotto sia qua che nel lato dove poi andrà attaccato, quindi qui ho già infilato una no, aspettate un attimino che giro la radio, ok, perfetto, dunque aspettate che l'abbasso, ok, che se no mi dà fastidio, perfetto. Allora, una volta messa la colla, io qui, come vi ho fatto vedere, ho già messo una vitina, appoggio il pezzo, ma dove l'ho messa la colla? Ma bene, ma vabbè, vabbè, mettiamo la colla, aspettate un momento, sto facendo un po' di paciugo, abbiate pazienza. Allora, prima la metto nel fondo, quindi appoggio, schiaccio un pochino, ok, e poi inizio a, prima di tutto tolgo la puntina, mi prendo la mia fantastica punta, ok, quindi vi consiglio di prendere un po' di queste vitine qui, forse ve l'ho già detto, comunque sono utilissime, sono molto versatili e si fa un po' di tutto, quindi qui si appunta e ok, una, ok, nel legno non l'ho fatto il buchino per il semplice motivo che, a parte che è un legno stagionatissimo, non so quanti anni ha, però è abbastanza spesso, quindi non c'è pericolo che si spacchi. Questo lavoro lo facciamo anche dall'altra parte. Ok, adesso attacchiamo le pareti. Una vite l'ho già messa. Allora, vi conviene prendervi un... Io ad esempio questo qui lo uso un po'... Aspettate... Questo qua è un tagliere di quelli di plastica piccolino, l'avevo trovato in regalo forse, lo uso per fare tutti questi lavoretti dove ad esempio questo qui lo devo appoggiare per avere una battuta, non so se lo vedete, aspettate che giro un po', ecco, per avere una battuta del, come quando si inchiodano,
quando si mettono i chiodi, no? Bisogna non deve essere basculante, se no non si fa. Un bene amato niente, quindi infiliamo qua, teniamo bene e via. Ok, vedete? Adesso stessa cosa da questa parte, quindi si prende, sì, l'ho messo giusto, meno male. Vabbè, è che io riesco anche a mettere i pezzi sbagliati. Vitina, una e due, ok, la colla qui l'avevo già messa, ma perché io da furbona l'ho messa troppo presto, quindi ancora un po' di colla, non tanto perché tanto poi ci sono anche le viti che tengono, quindi sempre il bellissimo metodo di appoggiare. Ok, ricordatevi di lasciare lo spazio dove va attaccata la parte davanti. Ok, adesso vediamo un po' se, ok, aprendo sotto, perfetto, perfetto. Ok, adesso qua dovete tenere bene perché è facile che si muova, quindi infilate e via. Stessa cosa anche di qua. Ok, a posto, come vedete il pezzettino qui è a posto. Adesso bisognerebbe mettere questi, per metterli giusti io prima li attacco sulla parete che poi andrà come frontale, quindi mi segno con una fantastica pennina, lo appoggio in modo che si incastri, vedete? Si incastra così. Aspettate, il davanti va incastrato qua, aspettate, sto facendo delle riprese un po' così, qui così, e ve lo segnate per sapere dove arriva il, mettetelo bene dritto, ok, mettetelo bene dritto e lo segnate in modo che avete questo segno, vabbè, questo segno qui dove andrà messo il pezzo in alto per bloccare poi il tutto. Quindi stesso lavoro di prima, fantastica collina, ok, quindi spalmatelo, anche se non è proprio preciso, ripeto, è solamente per tenere tutto fermo. Lo, sì, lo mettete, si vede? Lo mettete così, quindi dal, potete andare benissimo a filo, perché poi andrà attaccato con l'altro pezzo, quindi a filo dal segno, un pelino più su dal segno, schiacciate un po'. Ok, ok, mettetelo bene a filo perché deve poi agganciare tutto. Stessa cosa dall'altra parte, quindi colla, spalmate bene a filo, ok, schiacciate bene giù. Ok, voilà, perfetto, vedete? E adesso mettete, fate la stessa cosa, questo qui, a parte che non sono così alte le viti, cioè non ho delle viti così lunghe, queste qui non sono così lunghe, proprio per, le ho prese apposta per la roulotte, in modo che non passano il legno, quindi... anzi porto qui la scatoletta delle viti, vitina,
controllate sempre, magari anche una volta in più, perché io riesco a sbagliarmi anche se prendo 570 misure, riesco ok a sbagliarmi. Non guardate se le viti sporgono o non sporgono, cioè non devono essere tanto fuori, capiamoci. Però intanto poi andrà tutto ricoperto, chi vuole può, aspettate, opla, chi vuole eventualmente può dipingerlo. Io ho scelto di ricoprirlo con una stoffa e poi decorarlo con magari fiorellini di stoffa piuttosto che un bordino di pizzo, poi vedrò. Work in progress, come si dice. Dicendolo in italiano si vede man mano che si va avanti. E via. Ultima vitina, se riesco a breccarla, benigna, cosa mi trema la mano. Ok. Voilà. E voilà. Ok. Allora, sentiamo un po'. No. Vediamo un po' cosa c'è qui. Sì, questo. No, non mi piace neanche questa musica. Che musica del belino. Ok. Questa canzone un po' vecchia, ma sempre bella. Dunque, quindi, fatto questo, se noi lo assembliamo così, vedete che sta già cominciando a prendere forma, no? Adesso devo blocco prima le pareti laterali, quindi queste, sì, e per ultimo blocco poi questo qui. Anche se ci sono delle fughe, non preoccupatevi, ripeto, io le ricopro, quindi per me non è un problema. Se per voi invece dovete colorarlo, purtroppo dovete essere molto molto più precisi. Dunque, collina si mette qua, ok, e si mette una parte di colla anche, aspettate, la sto finendo, anche qua, qui mettetegliene pure un mucchio, tanto poi anche se esce si la livelliamo. Aio! Quindi si mette così, ok, e cominciamo a mettere questa ad angolo, così almeno, se riesco a non fare casino, questa qui almeno blocca subito l'angolo. Allora, facciamo una bella cosa, eh? Incomincio a infilarla così, la puntiamo un pochino, ok, in modo che poi sia più facile bloccarla dopo. Rimettete tutto a posto, appoggiate il tutto e via con la nostra fantastica vitina che non ha preso un piffero. Ok. Allora, poi mettiamo anche l'altra, che adesso poi vabbè, adesso vediamo se questa qui branca un po' di più. Faccio sempre questo lavoro qui, metto bene là. Ecco fatto. E diciamo che questi sono a posto. E adesso devo mettere le vitine che tengono i bordi. Aia. Quindi le puntiamo. Le puntiamo così e le buttiamo giù. Adesso finisco un attimo e ci rivediamo quando ho finito.
Ok, adesso ho messo tutti i lati e sto mettendo il legnetto. Il legnetto ho deciso di metterlo in piedi perché mi dà meno fastidio. Quindi ho già messo due viti sotto e adesso metterò le viti sopra per tenere la parte qui. Dunque, ne facciamo una qua. Allora, vediamo un po' se riesco così da un lato. Ok, una è andata. Sto facendo un po' più fatica perché qui non ho la battuta, quindi vedrò. Voilà. Ok, adesso è tutto fissato. Metterò ancora una vite qua, va. Questo è fatto. Vi conviene, dato che ad esempio qui non mi sono entrate bene le viti, se dovete ricoprirlo, usate un tessuto a fantasia, così si vedono meno le viti. Ok, vado a cercare il tessuto, ci vediamo dopo. Ok, allora io ho trovato questo tessuto qua. È un tessuto, noi una volta vendevamo le tovaglie per alberghi e mi sono ritrovata un po' di questo tessuto qui, che è cangiante, bello, tinta unita. Il disegno che vedete è proprio la trama del tessuto ed è proprio, fra l'altro, giusto giusto di misura, vedete, di qua e di là. Adesso comincerò ad attaccarlo. Io lo attaccherò con la colla a caldo, con questa qui. Voi potete attaccarlo benissimo con la colla, quella che ho usato prima, col Vinavil. Io ho scelto la colla a caldo perché faccio tante cose con la colla a caldo e vedo che comunque tiene molto bene. Logicamente, una volta attaccato deve stare lì un po', non potete maneggiarlo subito, occhio a bruciarvi perché è bollentissima. Quindi questo poi viene rigirato sotto, lo dovete sagomare in modo da fare gli angoli e tutto, e una volta finito ve lo farò vedere. Ok, se non sapete come fare, ditemelo, magari che ve lo spiego, se no ci sono tanti tutorial su come attaccare il tessuto sul legno. Comunque ripeto, Vinavil, se usate il Vinavil passate completamente su tutto il su tutta la parete, lo attaccate e a quel punto lì potete benissimo fare anche uno strato esteriore in modo che diventi praticamente impermeabile. Ancora meglio, forse lo farò anch'io questo lavoro qua, perché è una cosa molto furba quella di mettere uno o due strati di Vinavil sopra, come si faceva da bambini quando ci facevamo la pelle finta sulle mani. Ok, a dopo. Thank you.
qui attaccato. Ho usato quella colla che vi ho detto, che ho attaccato un po' tutto, va benissimo, tanto comunque non sarà mai una cosa che deve reggere chissà che peso. E così è dal davanti, non so se si vede, aspettate che accendo la luce, ok, vedete, viene qui perfetto, è tutto bello ricoperto, è un colore che a me piace perché poi più o meno si abbina un po' a tutto, a tutta la mia roulotte. È fatto, perfetto, e adesso lasciamo asciugare. Allora, lasciamo asciugare almeno fino a domani mattina, almeno, prima di metterci su un carico deve proprio asciugarsi benissimo, dopodiché non c'è problema. Spero di esservi stata utile anche per questo piccolo lavorettino. Il prossimo lavoro che voglio fare, devo finire ancora le mensole, che voglio farle anche dall'altra parte, là nell'angolino. E detto questo, vediamo un po' se ci sta qui, diciamo di sì. Detto questo, i prossimi lavori che voglio fare a lungo termine, ve l'ho già detto una volta, sono i pannelli solari, e almeno tre, perché comunque voglio essere totalmente indipendente quando sono in giro. Se mi dovesse capitare di fermarmi in un posto dove non ho corrente, voglio avere proprio, essere proprio indipendente, quindi tre pannelli, due batterie a gel, un bel inverter da 2005 se non superiore. E poi pian pianino ci sono vari lavori che voglio ancora fare, e uno di questi qui è anche un porta riviste, che ho avuto l'ispirazione grazie a Super Turi. Chi non l'ha mai visto, vado a vedere, perché ha molti spunti. Io spesso mi guardo i suoi video per vedere come fare, perché logicamente qualcosa so come rabattarmi, ma in altri casi non so neanche da dove iniziare. Quindi ottimo canale, io lo andrei a vedere se fossi in voi, e seguite anche me nel mio piccolo. Spero di essere utile a tutti quelli che non sanno bene arrangiarsi, e basta. Per ora è tutto, ho trovato il modo dove appoggiare la videocamera, cioè qui, ci sta giusta, perfetto. Vi saluto, al prossimo video vi aspetto in link, vi metto il link, cosa sto dicendo, in descrizione. Vi metto magari il tipo di vite, che sono veramente piccoline, ve le faccio vedere ancora, vedete? Ma sono quelle che io mi trovo più bene, perché mi trovo più bene di un italiano perfetto, mi trovo meglio, perché si adattano un po' alle misure, agli spessori che ci sono in roulotte, che spesso non possiamo mettere dei vitoni perché passano dall'altra parte. Comunque, questo è tutto per oggi, al prossimo video!